Secondo giorno di Romix. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi venerdì del Romix, secondo giorno, e oggi ci andiamo a concentrare di più sulle interviste trash o cringe, come volete chiamare, vabbè, che tanto l'avete capito dal titolo del video. E quindi iniziamo subitissimo ragazzi a rompere palle ai primi cosplayer, ma non prima ragazzi che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre, lo sapete. Ora ragazzi, andrò a rompere i coglioni al primo cosplayer che becco qua, ed è lui il primo cosplayer, è lui viene direttamente dal ristorante Soralella, giusto? Sei il cameriere di Soralella, giusto? Esattamente. Ok, chi come te chiami tu? Allora, io rappresento Akita Censoman. Più avanti c'è pure il raduno di Censo, a proposito. Ah, ci sta il raduno di Censoman. Censoman, uomo motosega. L'uomo motosega. Sì, mi chiamo Pierluigi e vengo dalla Sicilia. Ah, lì c'è Dante Daniele. E questo è Dante Alighieri. Non sei Dante Alighieri tu? No. Lui ci parla con i demoni, io li uccido e basta. Tu li ammazzi, esatto. Quindi lui li crea e tu li ammazzi i demoni. Perché avete scelto sti personaggi, raga? Di base perché porto sempre demoni, sono un cosplayer demoniaco in tutti i sensi. E tu invece? Cioè, perché c'è il raduno, che sono io l'organizzatore. Ah, quindi lui organizza il raduno del coso. E che altri raduni hai organizzato? Abbiamo organizzato quello di Dragon Ball, che sarà sempre qui all'aula specchi. Aula, zona specchi, alle 3:30. Quando? Cry, domani. Domani, quindi sabato, dovete tenere video di lunedì. Domani è sabato, sì. Buongiorno, sì. Ho fatto 11 ore di viaggio quasi per venire. Ah, ecco, sì, ok. E me vola pure il cappello. Applauso. Esatto. Se stava a volare la spada. Ma stai ammazzando qualcuno con la spada? No. Se stava ammazzando. Tu tieni il cappello e tu mi. Ma cucca c'è pesa! Ma come cazzo fa? Maronna! Aspetta, fammi metà qua. Mamma mia, è pesantissima, zi. Io va 5, 6 o 7 kg, non lo so. Ecco, tu tieni lo spadone piccolo, io quello grande. Io tengo questa. Andiamo a ammazzare i primi demoni che stanno là. Andiamo, raga. Con la faccia tutta tatuata in faccia. Pure tu. Raga, ma chi siete? Perché state messi così? Allora, io sono un disagiato. Sono tutto truccato. Ok. Non si sa perché. Perché la droga fa male, ragazzi. Drogatevi, ragazzi. Bravo, esatto. Tu invece? Tanjiro di Demon Slayer. Pensavo fosse Gorbachev, pensavo. Tu invece? Un Doritos perennemente in pericolo di morte. Un Doritos? Minorenne. Minore, vabbè, non ce ne frega niente, raga. Senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? La droga mi ha colpito. Lui è oppure. La droga, anche io. Ragazzi, vedete l'effetto che fa? Non lo fate. Sappiamo con lui è Rocky, giusto? No, più o meno. Versione giapponese. Lui è la versione giapponese di Rocky, infatti. Vedete, tutto è bello. Fa vedere muscolo, fagli vedere muscolo. Non so grosso quanto Rocky, però. Un altro po'. Sì. Perché hai scelto sto personaggio? Faccio box, faccio pugilato. Sì. E ho visto Hajime no Ippo, che è l'anime da cui sì, vengo. Okay. E c'è questo personaggio che, essendo Takeshi, che mi ha fatto impazzire e quindi l'ho portato. Io c'ho una domanda e credo se la stiano a porre anche loro. Che cazzo è Hajime no Ippo? A parte quello, poi non ti stai caccando sotto dal freddo? Tantissimo. Però salto, mi riscaldo, faccio in modo che il mio corpo non... Infatti prima ho visto che si stava un po' a posare. Sì, posavo, poi mi sono fatto una corsetta per il cavo di specchi. E se no te viene la broncopolmonite. Sì. Ma sti guantoni, vieni qua, vieni. E dove devo? Vai. No, io ho paura di farti male. può essere. Vabbè, quindi sto coso l'hai fatto sì. Tu l'hai comprato? L'ho fatto io. Minchia, sì, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti che voto li date a lui da 1 a 10 e non fate gli stronzi. Loro sono The Witcher, giusto? Lo sapevo. Che ti avevo detto? The Witcher. Ti ho detto, il primo che mi vede mi dice The Witcher, sicuro. Sei The Witcher, giusto? No. Lui è The Witcher, lei invece è Fiona, ragazzi. Ecco, ci mancava Fiona. È giusto, azzecca.
azzeccato, dai, perché avete scelto? Ho azzeccato sì o no? Insomma, fatemi indovinare. Sì, sì, in realtà è The Witcher, l'ho scelto perché hanno cambiato l'attore, perché Henry Cavill si è ritirato, quindi ho detto, sai, magari uno mi vede, no? E l'hanno fatto ciecato. Esatto, l'hanno fatto un occhio, ho detto magari, oh. E perché hai scelto sto personaggio? Perché figo, dai, caccia i mostri, fa i draghi. I draghi! Le orchesse. E tu invece che personaggio sei? Mi sa che non ho azzeccato, credo. Che personaggio? Diglielo, pure lui non te conosce. Alice in Hightower, The House of the Dragon. Sì, perché hai scelto sto personaggio? Perché mi è piaciuta tantissimo sia l'estetic che proprio caratterialmente. Ok, quindi cioè, l'avete fatto voi, raga, o è roba cinese? No, l'ardua risposta. Qualcosa cinese, qualcosa no. C'è sta un 10% del cinese? Sì, sì, anche 20. Anche 20. Poi tu invece? La parrucca è americana, il costume è cinese. Vabbè, evviva la sincerità, raga. Cazzo vuoi? I cinesi sono bravi. Esatto. A roba. Gli unici che le fanno queste cose. Che cazzo vuoi? Certo, hai ragione. Vabbè, sto mantello mi piace, ma tu fai questo mantello, puoi anche fare... Batman, sono Batman! Hai visto? Sono Batman! Siamo in sintonia con i pensieri. Invece c'è sta il carabiniere, c'è sta il carabiniere, vedi che ti è rimasta una carta attaccata in faccia, sì, ti è rimasta una carta attaccata in faccia. No, ho dato una botta stamattina, sono cascato, mi sono dato una botta e mi sono messa una faccia. E ti è arrivata la cosa qua, ti è rimasta, quindi stiamo col carabiniere e invece tu sei quella che invece sta a spazzare il Romix, perché lo sapete che Romix è sempre bello zozzo e lei sta... Volete qualcuno che vi pulisce i bagni? Semplice, abbiamo già trovato là, vedi, e dice che non c'è sta lavoro, invece c'è sta lavoro, brava, lavori socialmente utili. Sottopagata, ma non lo diciamo. Questo rimane tra noi, questo. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Allora, inizialmente era, dai, è un anime carino, ciuino, e io l'ho rigirato, poi ci sono state le lacrime. Perché, che è successo? E si fa spoiler, non si può fare spoiler. Spoiler, ragazzi, se avete visto, non l'ho visto, non me ne frega niente. Perché spoiler? Diamo spoiler. Perché troppe cose ti fa piangere, però. Ti fa piangere perché dice, fa ridere, fa piangere dal ridere. Ci stanno alcune chi è che muore tra i due? Io tra i due? Lui è morto da inizio. Cioè, è morto di natura. Lui abbiamo già spoilerato tutto. Lui è un morto pesce. Che cammina. Lui diventa un pesce. E lei diventa. Vuole diventare una sirena? Lei diventa un pesce. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. E che personaggio? Tu questo gli sta reggia la corona, gli sta reggia. Che personaggio è il vostro? Il gabbiano, fate il gabbiano da canzone. Tu invece che personaggio sei? Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, giusto, ci sta. Ma queste ali perché? Perché è un gabbiano, scusa. È un povero gabbiano che ha ritrovato la il Tiziano Ferro. Di sere nere. Oddio. Qua, bravo, la risposta è esatta. Oddio. Qua invece ci abbiamo sto tipaccio. Sto al caldo. Stai al caldo. Sono pantalone di Genji. Lui è l'unico che, ragazza, sta a godere perché non stai crepando da cruz, è bello coperto, raga. Poi con sto pelino. Mamma mia, che so. Questo è il gatto che abbiamo trovato prima in tangenziale. Sulla cosa. No. Non è quello, è un altro, gatto. È finto. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché ho scelto questo personaggio? Perché siamo un gruppo che giochiamo allo stesso gioco e abbiamo fatto diversi personaggi. Sei un gruppo, io ti vedo solo te, vedo. Sono due lì. Ah, sei soldati, stanno. Altri che stanno andando per il stanno vento. Un po' in giro, stanno un po' in giro, stanno, raga. L'avete visto, raga. E lui l'avete visto, raga. C'è pure lui. Buonasera, sono diciamo in borghese ancora mi devo preparare. Tra poco. Ho visto
volevo disturbarti. Tra poco pure lui inizia a rompere palle cosplayer. Tra poco, tra... Ma quest'anno sono un po' più leggero. Mi lascio fare il vostro. Vedi, lui seda. Oggi lui, raga, se non lo conoscete, vivete in una grotta. Lui è la belva del web. Sì, oggi ho quella da regista. Perché è chiaro, perché comunque oggi non faccio interviste, non faccio domande da belva. E che cazzo sei venuto a fare? Sono venuto a fare un po' di foto, a vedere un po' com'è la location, a sondare com'è la situation. Sì, e poi cercavo te, perché chiaramente ti devo salutare. A me, qua invece c'è sta Robin Hood, raga. Fantastico Robin Hood, è bellissimo. Che personaggio è il tuo? Green Arrow. Lanterna verde. Green Arrow, freccia verde. Devo dire che, raga, scrivetelo invece voi nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, però devo dire che veramente fatto ma tanto bene. Molto bene, raga. Perché hai scelto questo personaggio? Perché comunque la sua storia è molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'arco narrativo, che si basa su 5 anni passati su un'isola e infine fino a diventare, diciamo, l'eroe che tutti conoscono come Green Arrow. Anche perché poi è miliardario Green Arrow. Sì, diciamo, un po' di soldi, raga, è il Tony Stark della DC, dopo Batman. Infatti Batman. Green Arrow e Batman se la con te, raga. Scrivetelo nei commenti chi è più ricco, Green Arrow o Batman. Secondo me io dico Green Arrow. Tu dici Green Arrow, però lei è sindaco, c'ha tutta la città. Appunto, c'ha Batman, è meglio Batman, che c'ha Batman, adesso c'ha solo i sordi e poi li perde pure Batman. E li perde pure. Vabbè, voi scrivetelo nei commenti, ragazzi. Chi è più ricco tra Arrow e mettete il cappuccio, sì, che mo sta inizia per piove. Qua c'è sta un'altra cornuta. Io i cornuti voglio. Nel video scorso mancava un cornuto. Oggi l'abbiamo trovato il cornuto. Perché avete scelto sti personaggi, raga? Allora, perché lei è cornuta. Tu sei cornuta. Cane e... Io sono masochista. Tu sei un cane. Masochista. Io sono la migliore. E tu sei la migliore. La migliore, basta. Fustigatrice. Sì. E quindi, raga, da quale anime? Chainsaw Man, raga, se lo conoscete scrivetelo nei commenti. Sta cornu, raga, ti stanno bene, ragazzi, le cona ti stanno bene, bisogna saperle portare le cona. Esatto. Tu invece come ti chiami? Rebecca. Ramona. Alessandro. Mi raccomando, Ramo, fustigalo con sta catena. Come fagli una fustigazione, fagli avere la fustigazione, com'è che fai? Vediamo se gli piace. Vai, a demone, maronna! Come te chiami? Toshinori Yagi. Toshinori Yagi. Che personaggio è il tuo? All Might. Il simbolo della pace. Il simbolo della pace è lui, ragazzi. E perché hai scelto questo personaggio? Perché All Might ha un'etica meravigliosa. In My Hero Academia c'è una morale incredibile. Si raccontano gli eroi come non si raccontano in nessun altro posto. Ma tutti lo vogliono sapere. Ma a fine muore sto coso. Sta sempre con piede nella fossa e non muore mai. Ma muore alla fine. Sta sempre a tossire sangue in giro. Non muore. Non muore. Sta sempre lì. Te dà la fake news e invece non muore mai. Non muore mai. Senti, com'è che fa? Sai, fa una posa di All Might. Sì. Fa una posa, fai a vedere una posa di All Might. Che questo è ignorante, non lo conosce. E questo, ragazzi, è All Might. E qua c'è sta The Mask, giusto? No, sono il Grinch. Il Grinch, raga, il Grinch, eccolo. Buon Natale a tutti. Odio il Natale. Ho sbagliato. Perché hai scelto sto personaggio? Jim Carrey e Jim Carrey. Purtroppo sono alto 1,1 metri, io, non come Jim Carrey. Però ci sta, raga. Che si deve fare? Ci sta. Devo dire che il cappello mi piace molto, è molto, raga, scrivetelo nei commenti da 1 a 10 che voto gli date a sto tema. C'ha pure la maschera, vabbè, e allora è top. È tre e mezzo allora. Senti, la prima volta che vieni qua a Romix? La seconda volta. Prossimo cosplay che porterai? The Mask, però non questo originale The Mask, il classico. Qua, quello colore
lo smoking lungo, corposo. Dai raga, voi l'avete visto The Mask? Se non l'avete visto, scrivetelo nei commenti, fammi vedere, posso vedere la maschera? Questa, quindi teoricamente se io me la metto in faccia divento pure... Ma proviamo, zia, proviamo, già sono matto de mia, con sta maschera non lo so, proviamo, proviamo, 1, 2, 3. Qua invece c'è sta, raga, c'è sta questo qua de Masterchef. Masterchef. Sì. Mo te metti pure a cucinare, metti, fammi capire. Sì, basta cambiare la vocale, parto da soldato a cuoco un attimo. Col fucile te metti a tagliare i zucchini. Sì, è una favola, fai dei certi frullati che è una bellezza. Fa certi raga, è fantastico, raga, dategli un voto da 1 a 10. Bella, mi piace proprio questa armatura, beh, l'hai fatta tu, l'hai comprata, è fatta da me. L'hai fatta tu, l'hai fatta? Tanti anni fa la riporto, la ripropongo perché è costata talmente tanto che ogni tanto vale la pena riportarla. Beh, mi piace. C'è sta, vedo dietro che c'è sta un fucilone. Se può vedere sto fucilone, o potremmo far vedere fucilone. Raga, ma quanto è figo, raga. Scrivetelo nei commenti. Fammi vedere. Quindi gira. La prima volta che vieni qua a Romix? No, 10 anni. Sono 10 anni che vieni qua. Lui, raga, quando venite qua alla Fiera di Roma, lui sta nella aiuola sotto. Lui vive qua, vive, insomma. Fa guardia. Col pulsante quadrato, voi venite, lo cliccate. Interagite. Esatto. Vabbè raga, fammi vedere sto fucilone, mo fai vedere. Maronna mia! Oh, bello, bello, dettagliato, raga. Raga, iscrivetevi al canale, se no vi sparo! Che Doc di Ritorno al Futuro, giusto? Confermo. Perché hai scelto Doc di Ritorno al Futuro? È un gran film. È un gran film, è questo che sei, il libro, la. Sono tutte le ricette segrete qui, eh. Perché tu cucini. Eppure. Tu cucini e quindi lui invece è il grande puffo. Io mangio. E lui cucina e tu mangi invece. Che personaggio è il tuo invece? Hisoka. Hisoka di che anime? Hunter, che Hunter. Loro non lo conoscono. Hunter. Che fa sto personaggio? Spiegagli, spiega un po'. È un mago, poi non spoileriamo nulla. È un mago? Non puoi spoilerare nulla? Non spoileriamo nulla. Senti, che fa con queste carte? Ma questo è il mago. Com'è? Grande mago! Come che va? Faglio vedere. Grande mago! Qua invece c'è sta un'altra che sta a spazzare il Romix. Quindi ce ne stanno già due che spazzano. Prima ce stava un'altra, abbiamo visto. Che se mettono a spazzare. Si sono decisi finalmente ad assumere qualcuno per le pulizie del reparto specchi. Eccomi qui per voi. Alcuni cosplayer per spazzare a terra, esatto. Diciamo. Che personaggio è il tuo? Sono Toma di Genshin Impact. Ecco qua, scopa, si mette a spazzare. Per il signor Ayato pulisco casa. Ah, tu sei il domestico suo, diciamo. Esatto. Raga, suo di sto tipo. Com'è che ti chiami tu? Ayato. Quindi lui è il tuo domestico? Sì. Ok. E questo coso questo cos'è? È mio figlio. Questo è un bubble tea, mio figlio. È il bubble tea. Chiama Shibi. Shibi. Quindi tu spazi per casa sua. E perché avete scelto questi personaggi, raga? Belli, ci piacciono. E giocate a Genshin Impact? Sì. Ma quanto sono fighi, raga, secondo voi i personaggi vostri da Genshin Impact? Da 1 a 10? 20.000. Toma anche di più. Raga, scrivetelo voi nei commenti quanto so fighi, diciamo. Senti, posso bene la scopa. Dammi la scopa che qua vedo che qua sta un po' sporco a te. Sì, anche là. Qua invece c'è sta Deadpool. Spegni la musica, se no YouTube mi blocca il video. YouTube mi blocca il video, zitta. Mi blocca il video YouTube. Senti, raga, lui è Deadpool, raga. Esattamente. Ma quanto sei figo? No, da 1 a? Da 1 a quell'altro, quello che viene dopo, qualsiasi cosa viene dopo. Quello, certo. Sì. Raga, scrivetelo voi invece qua sotto nei commenti. Qua vedo che hai tagliato la mano. No, World, io non ho tagliato la mano. Tu sai bene che il quarto ho la sua collaborazione. Giusto? Quindi tra poco viene lui. Esatto, gli ho chiesto, dico dammi una mano perché se no non ce la faccio a fare il film da solo. Mi ha dato la mano e se n'è andato. Io intanto oggi un Wolverine non l'ho visto, quindi secondo me gli ha tagliata la mano, zio. Come, ecco perché si è dato. Io dico solo qui, il resto non te lo posso dire che fine ha fatto. Non spoileriamo, raga. No. Fammi vedere sto arco, vedere sto. Raga, iscrivetevi al canale. Ma quanto è figo, zio? Hai fatto tu, sì? Hai fatto certo, tu sta cosa? Certo. Ma quanto è figa? Bravo, complimenti, raga, scrivetelo nei commenti, se no
tagliuzzo tutto. Mi raccomando. Dai, come te chiami? Come mi chiamo? Come ti chiami? Deadpool. Tu Deadpool e tu invece quello. Dai, che... dillo te. Angelo. Lui è l'angelo di Deadpool, ragazzi. Vabbè, quindi questo qua. Iscrivetevi al canale, mo vado a tagliazzo a quello che sta lì. Vedi quel gruppo che sta lì. Vedi quel gruppo che sta lì. A fede fine. A quanto siete fighi, raga. A lui l'avete visto prima che sono andato a tagliuzzare con questo. Grazie dell'arco che ho tagliuzzato quel gruppo così. Tu invece come ti chiami? Simon? Sofia. Sofia. Perché avete scelto questi personaggi? Perché anche senza maschera io sono uguale nei comportamenti, non cambio per nulla. Anche di faccia? No, magari. Anche di faccia sei uguale? No, ma anche magari di faccia e di soldi, guarda. Di faccia e di soldi. Vabbè, sì. Ragazzi, lui è venuto da casa direttamente che a accappatoio è venuto. Stava a fare doccia così. No, è normale, odio, ma che... Ecco, tu invece sei la versione del multiverso, giusto? Sì, esatto. Sì. La versione femminile. Però mi piace molto, perché avete... Quindi voi, la versione di Pornhub, lei. La versione? Di Pornhub. Ah, Firo, raga, se andate su Pornhub scrivete Deadpool femmina, ci trovate. Ma tu non ci credi? No. C'è sta un video con i cosplay fatti bene. C'è sta, raga, andatelo a vedere, insomma. Se li trovate, scrivetelo qua sotto nei commenti, raga, votate come avete fatto negli altri cosplay. Voi che voto gli date a sto gruppone di Deadpool? Da 1 a 100.000 che voto gli date? Non fate gli stronzi. 100.000 è poco. Vabbè, diciamo 100.000, se no non entra nella tastiera, a scriverlo, capito? Da 1 all'infinito, Da 1 all'infinito. Intanto se tengono premuto il 9 va. Vai in. Ognuno è libero, sì. Così. Risponde centralino o va all'infinito? Bello. mi piace proprio. Ma quanto siete belle, ragazzi. Fate vedere. Raga, chi siete, raga? Sanzu di Tokyo Revengers. Tu invece? Alucardo di Elsie. Belli di te. Ha fatto lite con dentista. Fagli vedere i denti. Quanto so belli. Accusa. Tu sei un vampiro. Sì. Tu gli succhi il sangue. A lei. Ogni tanto, raga. Raga, perché io sono un po' un drogato. Quindi sei per sangue drogato, quindi freghi. Vabbè, senti, perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché è un po' come me. Drogata, raga, la droga, vedete che effetto che fa. È pericolosa la droga. Del cosplay, scappate. Il cosplay drogato, raga. Cosplay fa male. Drogato. Vabbè, raga, senti, noi mi metto così, chiudiamo il video insieme, Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video di lunedì. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al video di lunedì, che è quello di domani, di sabato, che fa romperò voi ci siete domani? Purtroppo. No, secondo me non ci stanno, secondo me non ci stanno. Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video di lunedì con i cosi di sabato, i cosplay di sabato. Shakari!